finita la guerra perché bisognava mettere il pace nel regno. Perfetto, è arrivato il momento giusto. Rimane comunque il fatto che give all kind succession in Aquitaine. Devo dar via alcune cose, perché così non ci posso rimanere. Questo glielo do a qualcun altro in corte. Tipo Raffaello. Grantland title. County of Savoie. Lì. Oh, ho risolto il problema. Forse, eh. Forse è stato risolto. Qui con cosa siamo rimasti senza? Siamo rimasti senza Fanti. Ok. Che erano quelli più danneggiati, d'altronde. Ok. Stiamo facendo dei buoni miglioramenti su tutto il territorio. Siamo nel 1293. Ah, stiamo arrivando al 1003. Ok. Allora io direi che possiamo anche fermarci alle 5 più o meno, quindi ancora un quarto d'ora. Sì, certo, verrò, mi presenterò. Peccato che la morte, la peste non abbia ammazzato lui, suo fratello. Sarà veramente un peccato. Vorrei agire in questo senso, però mi sa troppo di fregatura, non va bene, cioè non, è giocare sporco. Reggente designato, Isnardo. Court Jester non lo mettiamo perché non ho voglia di far incazzare altra gente. Però Cupbearer mettiamo Isnardo. Se ne scalco. Mettiamo tutta gente che mi odia, in modo tale che così, se per sbaglio gli viene voglia di ammazzarmi, dovrebbero riuscire a farlo senza problemi. Abbiamo ottenuto un bonus alla diplomazia. Game Master, va bene. Così magari otteniamo anche qualche levy in più. Infatti 9670. Allora, per avere il reame di Borgogna, che cosa dovrei fare? Mi dovrei allargare qui a nord. Una bambina. Una bambina. Allora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiriamo 10 più la numero 2, che è Rebecca di Michele Fardon. Rebecca, mettiamo in pausa. Salviamo per buona usanza. Aznar non è più il Carl Chaplin. Aha. E chi c'è? Pons, comandante d'Italia. Pons. Sì. Mi piace, Pons. Mettiamo così. Quanto guadagniamo, giusto per sapere? 37,67, non male. Un'altra mattina... per un'altra mattina ti svegli molto stanco. Stanco come quando sei andato a letto.
Dovrei fare qualcosa per la mia mente, forse dovrei spendere qualche tempo da solo. Bah, ci andrò. Cioè, riuscirò a trovare una soluzione presto o tardi. Comandante da sostituire. Sì, accettiamo la posizione di comandante perché ci fa comodo. Prova la troca. No. Non so neanche se c'è l'opportunità, la possibilità di drogarsi come scelta o di prendere sostanze di un certo tipo. Penso di sì, eh. Yay, continuano a fare figli questi qui. Una figlia è nata dalla principessa Marianne Giangiangela dell'Italia e Duca Sigurd dell'Ancestre. E l'hanno chiamato Marianne Giangiangela. I nomi si ripropongono. Posso renderlo? Let's get it started. Ok. Very well, let's play. Ah, ok, non sono riuscito a batterlo. Ma adesso voglio vedere una cosa, ma se io ti dichiaro guerra? Non posso. Abbiamo la pace nel reame. Ha la rabbia mia moglie. Ok, diamo ai nostri uomini un addestramento in più. Ancora il council power deve aumentare, ma sono scemi questi. Go on a pilgrimage, vedi? Lo puoi fare il pellegrinaggio, ma devi essere erudito adesso per farlo, vedi? Allora, ci dobbiamo sposare. Duchessa del Tirolo. Vai, vai. Prendila. Love and to stay. Prendiamo i soldi. Ok, te cosa ti facciamo fare? Non sei buona in niente. Nell'etichetta, va. Ah, ecco, mi sembrava strano che non c'era. Vabbè. Oh, i viaggi di Marco Polo. Un mercante veneziano, Marco Polo, è finalmente ritornato in Europa dopo molti anni di viaggio nel lontano est con suo padre e suo zio. Un racconto del suo viaggio è stato pubblicato come i viaggi di Marco Polo, descrivendo, tra le altre cose, le terre lontane del Catay e del Mangi. I lettori hanno sono, agli, danno ai lettori, viene dato ai lettori una rara vista del mondo oltre l'Europa, ma ci sono anche quelli che dicono che questo racconto sia solamente una fabbricazione. Comunque sia, una grande storia, è vero. Is not a commander. Why do you want to know? Ma che cosa ti ho fatto? Decline, ma vai al diavolo.
Oh oh. Oh oh. Questa è una situazione un po' brutta. Sì, è comandante, quindi non puoi mandarlo in pellegrinaggio. Direi che sulle note di questa guerra imminente con... guerra esplosa più che altro col Sacro Romano Impero per non aver ceduto il Ducato di Toscana, direi che possiamo chiudere la partita in questo momento e ci vediamo poi per una prossima live. Non sarebbe una brutta cosa, anzi diciamo proprio che facciamo così. Sarà interessante vedere che cosa succede. Loro hanno una marea di truppe e io no. Bel casino. Alla prossima, ciao a tutti!